scelto io, ci ho chiesto io di venire qua. Non mi spaventa mai vedere un bambino che muore. Sicuramente mi addolora. Come mi addolora, cioè, il fatto di vederlo star male e tutto. E, però non ho paura. All'inizio sono andata in crisi e ogni tanto io ancora sono in crisi, cioè quando esco da qua penso ho fatto tutto. Intanto ascolto. La prima cosa che faccio nell'approccio a questa sofferenza è questo. All'inizio l'approccio è tanto entusiasmo, ma anche tanta paura, ecco. Mi ricordo che magari tendevo a gettarmi molto a livello identificativo nelle storie, nel dolore. Ci sono dei momenti in cui la famiglia diventa più questa che quella a casa, fuori. Però col tempo, attraverso le esperienze più traumatiche, si impara a essere empatici nell'ascolto, ma anche a essere utili. Ho scelto e ne sono contentissimo. La morte è un discorso che io affronto volentieri, nel senso che sono anche cattolico, quindi è un argomento abbastanza facile per me, nel senso che non mi fa paura. Non rimango scandalizzato da questa ingiustizia verso questi bambini, perché appunto credo che non possiamo giustificare nulla di questa vita, quindi quello che viene, viene. È ovvio che col passare degli anni ti indurisci. Tanti bambini, tante sofferenze che le facce si mischiano anche le tue sofferenze con le sofferenze loro. Cioè, devo dire che sono più sereno. Cioè, io vedo che quando smetto di lavorare, cioè qua ci metto l'anima. Magari prego per loro, magari un pensiero c'è, però non mi porto a casa, anche perché sarebbe un po' incompatibile con la mia famiglia. Non posso sempre star lì a dire non è giusto. Con le mie mani, spesso avevo in mano piccole mani di 20 giorni, quindi insomma avevo paura di rompere tutto. È favoloso, è bello lavorare qua dentro, perché comunque questa situazione c'è, non è che non c'è. Nel momento in cui c'è e l'accetti, lo starci può darti molto, cioè riuscire comunque a schermarti rispetto a determinate cose, e non è detto che tutti ci riescono. Nel momento in cui riesci a schermarti, puoi giocare molto ed è bello. Che ok, facciamo le terapie, fai le terapie, stai qui e devi farti un culo così perché devi lavorare e giocare. Se non giochi, fai metà del tuo lavoro. Io dico di solito lavoro a Sant'Orsola, poi dico lavoro in pediatria e poi alla fine dico che lavoro in oncologia pediatrica e tutti quanti, oh, il bambino col tumore, e come fai? No? Mi chiedono come si fa. È il tipo di rapporto che c'è, che è speciale. E poi il bambino, anche di qualsiasi età, oltre che vive la malattia in maniera un pochino più edulcorata. Però non è che sono piccoli, ma non stupidi, lo sanno di essere malati, hanno una voglia di riprendere, di vivere, di fare, che ti dà la carica, che dà la carica ai genitori, che dà la carica ai dottori. Una volta con una bimba sono entrata nella sua camera e mi ha detto: hai visto? Ci sono i miei capelli sul cuscino. Ti fanno schifo? Ti fanno senso? E io faccio: no. Io ho detto: ma perché sono lì? E fa: ah, perché sono caduti, sto facendo la chimioterapia. Lì ho guardato la mamma, ci è venuto, a me mi è venuto un gran sorriso. Anche la mamma si è messa, cioè, praticamente si è messa a ridere, no? Allora ho detto: ma dai, vuoi un po' di scotch per riattaccarli? E allora lei mi fa: no, no, grazie, ricrescono da soli. Dovremmo essere così anche noi da grandi, capito? Cioè avere questo sguardo qua sulla vita.
la cura a tutto tondo che fanno i genitori, i medici, gli infermieri e gli operatori in questo posto. La cura che non è solamente la terapia, la cura globale, il prendersi cura di una situazione che apparentemente sta andando a rotoli, che necessita non solamente di concentrazione ma di disponibilità, di voglia di mettersi alla prova, di voglia di conoscersi meglio, di sapere, ecco, adesso che arriva il dolore io come, quali strumenti ho, quali risorse ho, oppure adesso che arriva la fine cosa succederà dopo, mi sono mai chiesto cosa succede dopo, mi sono mai chiesto cosa succede dopo nella mia vita e nella vita di queste persone, oppure anche dopo che una cura è andata a buon fine, come sarà la vita di queste persone dopo. Paradossalmente il dolore qua a volte non lo si vede, trovi nel mondo del genitore invece delle risorse incredibili, cioè diventano forti come granito, e quando tu entri in delle stanze, anche le più drammatiche, senti che non c'è del gran dolore, cioè senti che c'è della gran... adesso è rischioso dire questa roba qua, però c'è molto amore. E poi anche, cioè, parlando anche con genitori dopo la morte o dopo dei periodi difficili, anche non seguiti, grazie a Dio, sempre dalla morte, l'hanno detto proprio anche loro che è stato un periodo meraviglioso, perché hanno capito cosa è importante, cosa... e secondo me si palpa. Ti chiedono, ma morirò? Perché io? Poi nell'adolescenza sono proprio difficilissimi. E ti chiedono. E in quel momento non puoi dire stronzate. Sì, un ragazzo che era, se si può dire, antipatico a tutti. Cioè questo faceva il liceo classico, aveva anche scritto dei libri, ma era proprio un antipatico. Non parlava con nessuno. Diceva esclusivamente che lui si sarebbe relazionato con me. Ero la sua unica chiave, e non so perché. Lui poi tra l'altro è guarito, però pensava di morire. Un giorno, cioè, nella paura della morte, mi chiese, ma perché io mi sono ammalato e non ti sei ammalato tu? E gli ho detto che è perché nella vita ci vuole fortuna, e che lui ne aveva avuto in questo momento un po' meno, e che però era ancora vivo. Poi là c'è stato il momento in cui lui si è sfogato, ha pianto, quindi... da là, per fortuna. Ad oggi ho avuto 6 anni per pensarci, non so se avrei trovato altre parole. È una bambina che si è ammalata alla nascita, colpisce, perché stride con col mondo, stride con Dio, in sintesi. Non che a 3 anni vada bene, ma il neonato è proprio l'essere più indifeso che c'è. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, perché ovviamente è stata ricoverata tantissimo, eccetera, non poteva non entrare nel cuore, assolutamente, assolutamente sì. Ci viene così un po' insegnato, ed è utile, di mantenere delle distanze, no? Tu devi rimanere più freddo, come medico, devi rimanere un po' più asettico, in certo qual modo, che è giusto, perché ti preserva. Però manca qualcosa al tuo essere umano, un medico, e forse con questa bimba, questo evento così fuori dal seminato, perché sono casi rarissimi, ho forse trovato la forza di esporre il cuore a questa cosa, che mi ha dato moltissimo indietro, faticosa perché certo che lo è, però il ritorno umano è stato enorme, e penso di averne tratto un grande miglioramento come medico, un grande miglioramento. Ho meno paura di espormi adesso, e quindi penso che mi abbia fatto crescere come medico e che i miei pazienti ne abbiano un vantaggio. Si cambia, io stesso mi sono accorto che ho risorse che sono cambiate nell'affrontare le storie di queste famiglie, si cambia molto. Nel bene e nel male, nel senso che consuma e riproduce risorse umane anche, però le rigenera anche allo stesso tempo.
e non solamente nelle storie che vanno bene, anche nelle situazioni che sono più complicate, più difficili, può rigenerare, può cambiare. Sia tu che ti sei ammalato, sia noi, non siamo più la stessa persona alla fine della storia, comunque si sia conclusa. Thank you.